una delle rubriche, noi sappiamo, una delle rubriche più amate è Il meraviglioso mondo di Max Gazzè, rubrica che noi abbiamo perché Max, la mini rubrica, esatto, è una rubrica molto piccola, Max creativamente crea quello che vuole e ci manda questi piccoli contributi, ma noi Il meraviglioso mondo di Max Gazzè ce l'abbiamo qua perché con noi stasera c'è Max Gazzè. Tiene il giro, no, io da scusa, sono sempre molto ammirato quando vedo, sì, questo basso. Questo basso è una cosa, un oggetto meraviglioso. Il basso è un suo fascino. Me lo racconti un attimo, cioè lo racconti a, questo è uno a strumento, chi ci guarda, che forse è anche curioso di. Sì, il basso ha quattro corde. E questo si sa. Ed è, sono le prime quattro corde della chitarra, però un'ottava sotto. Allora, questo è un Mi della chitarra, senti? Ecco, lo rifaccio. Invece il basso, il Mi è lo stesso, però sotto, un'ottava sotto. Quindi, certo, in qualche modo è uno strumento che serve a identificare la fondamentale nota dell'accordo, la tonica. Sì, la nota, no, ma io mi riferivo all'oggetto, cioè la cosa proprio meravigliosa, è questo basso chitarra, come possiamo definirlo? Questo è un basso acustico, normalmente il basso è elettrico, però hanno fatto anche dei bassi acustici in questa situazione che siamo qua con strumenti acustici, c'è la fisarmonica, c'è il professor Clemente Ferrari che suona la fisarmonica, lui è un maestro, rinomato maestro che si presta a fare, capito? Lasciamo perdere. E qui anche il maestro Giorgio Baldi, che anche lui è un noto professore di chimica universitario, che si presta anche lui. E io invece, che mi diletto ogni tanto a suonare il basso, suono questo strumento che... Ed è uno strumento affascinante, che si può suonare sia così, che fa la calda e la fredda. Quando spesso negli anni 60 c'era la musica, come dire, anche molto semplice come arrangiamenti, sì, c'era la calda e la fredda, era calda, fredda, esatto. Poi dopo si è sviluppato e ci usano anche per fare gli slap, le cose. Noi adesso accenneremo in versione acustica un brano dal titolo Cara Valentina. Vai. Ci siamo? 1, 2, 3, 4. Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere e a volte peggiora le cose. Credimi, pensavo davvero di avere superato il momento difficile ed ancora adesso
solo. Argo. Mento. Mento. Mento.